Continuiamo la lezione iniziata ieri sul piano trasparenza. Comunico che ai sensi dell'articolo 13 del comma 4 del regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati e successivamente sul canale satellitare della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della RAI sul piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente e il Direttore Generale hanno svolto le proprie relazioni, al termine delle quali sono intervenute diversi colleghi per porre domande e richiedere chiarimenti. Ricordo che sono ancora iscritti a parlare i colleghi Gasparri, Liuzzi, Fornaro, Fautilli, Nesci, Ranucci e Minzolini. Do quindi la parola al collega Gasparri, facendo presente che la dottoressa Maggiore e il dottor Campo dell'Orto risponderanno alla fine dei suddetti interventi a tutte le domande formulate dai commissari. Vi chiedo un tempo ragionevole di intervento. Prego Gasparri, Grazie. ringrazio la stampa, può uscire. Mi associo ai quesiti e alle questioni poste ieri dal presidente Brunetta e per quanto riguarda i compensi mi limito a dire che da quanto anche oggi i giornali ricordano, siccome ieri il direttore generale ha detto giustamente a sua udienza, mi hanno proposto quel trattamento, l'ho accettato e quindi dicendo che era quello del predecessore, mi pare che ci fosse stata invece da parte del predecessore una autolimitazione in una fase finale del suo mandato. Volevo sapere se era vero che il precedente direttore generale Cupidosi avesse fatto una riduzione e chi gli ha proposto il trattamento precedente, perché lei è incolpevole, ma forse gli ha detto una cosa non esatta, se c'era stata la autoriduzione, diciamo, entro il limite da parte di Gubitosi. Per quanto riguarda altri fattori, anche così inseriamo dei fatti nuovi rispetto a ieri, ho letto oggi con curiosità la lettera, la circolare che è stata emessa dal direttore generale nei confronti dei dipendenti della RAI, a non parlare di fatti aziendali. Ora, i fatti aziendali sono anche l'attualità, come un telegiornale tratta un tema di attualità. Mi pare difficile che un giornalista, un direttore, un esponente della RAI, un conto è un'azione denigratoria della propria azienda e quella è sanzionata anche dal codice penale. Ma da come si legge quella lettera che ha pubblicato oggi Libero, sembra che uno non possa parlare di nulla. Il che per esempio a me fa contento perché può darsi che così Mazzetti non debba più fare la sua rubrica costante contro di me per anni, il vostro dipendente Mazzetti, anche senatore Brunetta, una volta. Io sono, come dire, sono stato per anni il tema abituale della mia legge di Mazzetti, quindi se vale anche in quel caso poi io la chiamerò. Io invece sono perché tutti i Mazzetti dicano quello che vogliono, perché alla fine sopravviviamo tutti al diritto di critica e io anche lo esercito in maniera abbondante, quindi devo essere, diciamo, in condizione di reciprocità. Per quanto riguarda il tetto, quindi io ritengo che debba essere rispettato. Ricordo ai colleghi che noi votammo una risoluzione, un ordine del giorno all'unanimità tempo fa, che ovviamente aveva una valenza evidentemente programmatica, tant'è che non ha avuto seguito, ma che quindi c'è un indirizzo che anche poi mi pare in un ordine del giorno alla Camera fu ripreso anche in riferimento alla questione che ieri il senatore Brunetta ha posto dell'attività prevalentemente finanziaria, quindi la questione delle attività finanziarie non dovrebbe essere eccepita da tutti. Di questo mi pare di capire, discuteremo in sede di emendamenti ai vari provvedimenti sull'editoria che abbiamo in discussione al Senato in questi giorni o di legge di stabilità e quindi introdurremo evidentemente, visto che sono tutti d'accordo, una norma. Poi per quanto riguarda le star, lo spettacolo è un altro discorso, ma diciamo questo, comprendiamo che ci sono regole diverse. Io insisto con la domanda, perché tutti questi esterni, direttore? Perché il dato dei costi è anche quello che sui giornali ha fatto molto notizia in questi giorni, gli inutilizzati che ci sono stati in tutte le epoche. Quindi su questo non è che qua scendiamo da Marte, c'erano gli avvicendamenti e quindi alcuni, c'era un piano addirittura, mi pare, alla direzione generale dove stazionavano senza funzioni quelli che a secondo i vari cicli. Io credo che, insomma, il job post hanno funzionato o no? Li avete fatti sempre quando c'erano dei posti? Adesso so che è in corso una ricerca per il canale dei ragazzi. Non sembra che sempre si sia fatto questo. Non sempre gli interni sono adatti, forse, però non è possibile che tanti di quegli interni siano inadatti, perché poi alcuni si trovano nella scomoda posizione di stare su un giornale, quello prende 230 e non fa nulla. Se l'azienda non gli dà un incarico, non è che si può suicidare, si butta dal sesto piano o si dimette, perché già ha perso un ruolo, non rinuncia al posto di lavoro, poi se è un genio lo troverà sul mercato.
Quindi io credo che il problema della riutilizzazione in ambiti vari, uno può accettare anche un incarico diverso, accade pure in politica, uno cambia incarico, non ha un incarico importante, cioè succede, no? Non è che forse per noi è più abituale anche l'alternanza, maggioranza, opposizione, eccetera. Quindi io credo che il problema della utilizzazione sia connesso anche al tema esterni. E chiedo anche su quella struttura dell'informazione, non voglio sparare sulla Croce Rossa a questo punto, credo che Merlo si sarà già dimesso dopo il coro del Consiglio di Amministrazione, il coro in vigilanza. Si viola il concetto dei pensionati, per cui i consiglieri, ne abbiamo già parlato, di amministrazione devono svolgere quelli pensionati a zero euro. Poi Merlo è meno pensionato degli altri dopo aver scritto articoli, anche oggi li hanno ricordati, critici sulla RAI. La RAI giustamente lo assorbe il nemico, è anche una tattica che a volte anche in politica si usa. Però credo che dopo tutte le varie situazioni, le faccio la domanda, Merlo cesserà questa collaborazione o meno? La direzione informazione era indispensabile, e lo collego ai costi, perché ci sono già tante professionalità, c'è la direzione generale, ci sono il consiglio di amministrazione, insomma c'è tanta gente. E mi chiedo, tra l'altro incidentalmente l'hanno detto ieri Margiotta e Pisicchio, voi state predisponendo un piano news? Perché noi abbiamo discusso in questa commissione, lei allora non era direttore generale, del piano famoso del newsroom, poi è cambiato tutto, quel piano è stato archiviato, è cambiato il vertice. Voi state per fare delle nomine nella seduta del 2 agosto del Consiglio di Amministrazione dei direttori regionali, o come è logico partite da un piano sulle news? Anch'io seguo il fatto che ci sono stati fatti di cronaca molto duri, Rai News che rompeva su Rai 1 a una certa ora, è stato un fatto assolutamente utile, quindi questo già dimostra sul campo come si può fare un'interazione di bella persona che insomma poi tra l'altro come direttore aveva una vasta esperienza anche purtroppo di situazioni tragiche sul campo, quindi abbiamo tutti visto insomma in quelle serate drammatiche come l'interazione ha avuto una prova sul campo che al di là della teoria si può ripetere. Su questo che succede? Fate subito delle nomine o c'è un piano, un qualcosa di cui si discute? Vado rapidissimo per rispettare i tempi. La cosa che meraviglia è la sperequazione. Ieri è stato già detto, perché il direttore di Rai 1 deve prendere meno di quella di Rai 3, che peraltro era andata via da una rete che lei conosce per un flop di ascolti, quindi non era poi sul mercato inseguita da offerte che giustificassero che la nuova direttrice di Rai 3 prende 300.000 euro e il nuovo direttore di Rai 1 ne prende 200.000. Così come, direttore, nella storia, quindi voi siete innocenti, si sono formate sperequazioni, quindi se lei va a vedere due che fanno la stessa cosa, due vice direttori di una testata, uno prende il doppio dell'altro, è più bravo, può darsi, è più furbo, è possibile. Che avete preso come consulente. Però lì forse un po' di ordine va fatto, e in questo senso il siamo d'accordo che lei invocava, se è quello, perché alcune cose si sono stratificate, non è giusto che a parità di prestazioni, a meno che di qualificazioni professionali eclatanti, uno che sa l'arabo e quindi può fare delle cose che l'altro non può fare, e quindi c'è da guardare un po' dentro. Ho concluso, mi associo a alcune considerazioni che ha fatto, così risparmiamo tempo, l'onorevole Lupi ieri sulla fiction, il pluralismo culturale, ci sono un po' di costi strani, alcune fiction hanno un costo orario gigantesco, altre che costano molto meno, capisco anche l'autore, il prodotto, però a volte non ci sono nemmeno le giustificazioni, quindi chiediamo che sulla fiction ci sia un po' di rispetto, perché è un'azienda italiana, lei l'ha detta alla fine, e lo sia anche nel rispetto di alcuni contenuti. Trovo anch'io deprecabile, come dire, Pippo Baudo, francamente ho suggerito al direttore di Rai 1, dico anche lei, che le Kessler sono ancora vive, quindi potreste completare il cast, credo costino pure poco, insomma, siano anche signore di piacevole presenza. E per rispetto dei tempi, qui mi fermo, già varie questioni sono state poste e le domande spero abbiano risposto. Liuzzi. Grazie Presidente, non riprenderò alcune considerazioni che sono state già fatte nella seduta di ieri, però volevo sottolineare una dichiarazione che c'è stata da sottosegretario Giacomelli ieri mentre eravamo qui, proprio riguardo al codice di autoregolamentazione che potrebbe applicare la RAI per risolvere anche questo problema dello sforamento del tetto dei 240.000 euro. Ne ha parlato anche lei, direttore generale, quindi vorrei, siccome non è molto chiaro né i tempi di applicazione né come verrà insomma strutturato, capirci qualcosa, dare qualche informazione in più, anche perché noi, come abbiamo già ricordato più volte, abbiamo votato nel novembre 2015 un parere qui in Vigilanza RAI che chiedeva al socio all'assemblea della RAI, ovvero al MEF, di inserire nello statuto
quindi ufficialmente il tetto dei 240.000 euro. Questo è un qualcosa che doveva fare il governo, quindi il MEF, che poi avrebbe dovuto spostare al MISE, quindi tra l'altro anche al sottosegretario Giacomelli, quindi è una cosa che il governo potrebbe in realtà già fare. Così come, dato che i colleghi così solerti hanno tenuto a sottolineare quanto avvenuto durante la discussione della governance RAI, io presenterò anche io agli atti un documento, perché nella scorsa stabilità noi come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un emendamento, quindi durante la legge di stabilità, non solo indirizzato alla RAI, ma a tutte le società che hanno partecipazione pubblica, per mettere un tetto ai 240.000 euro, quindi in norma generale. Quello che c'era stato detto che non si poteva fare soltanto per la RAI è stato fatto in norma generale. In quel caso il viceministro Enrico Morando di questo governo Renzi ci disse testuali parole che leggo da stenografico: l'introduzione di un tetto del genere rappresentato per società quotate o che emettono obbligazioni sui mercati regolamentari appare in ogni caso inopportuna, ribadisce in ogni caso il parere contrario sull'emendamento Liuzzi, che era praticamente lo stesso che io avevo presentato durante la governance RAI. Quindi questo lo lasciamo anche agli atti, per dare proprio l'idea che è stato provato più e più volte anche nelle sedi che si dicono, diciamo, vicine. Tornando a noi, a me mi ha molto sorpreso anche un'analisi che è stata fatta ieri dal Fatto Quotidiano, ovvero la comparazione tra gli stipendi che ci sono in BBC e quelli della RAI, ma mettendo soprattutto a comparazione non più che altro l'amministratore delegato, che comunque prende, tradotto in euro, 530.000 euro, ma per quanto riguarda il direttore del settore finanze, che in BBC prende 187.000 euro, mentre in RAI risulta 340.000, passando al direttore della comunicazione, che in BBC prende 189.000, in RAI 260.000, piuttosto che parlare del fatturato, che da quanto scrive il Fatto Quotidiano anche in BBC è 6 miliardi. Ti chiedo un po' di silenzio, facciamo sedere Minzolini. Grazie Lupi. E in RAI invece è 2,5 miliardi, quindi anche questa comparazione, se si vuole fare anche un codice di autoregolamentazione, secondo me va presa in carico. È stato interessante anche ieri ascoltare quanto diceva il collega del Partito Democratico parlando di precari RAI. Peccato che noi siamo qui da 3 anni, poi soprattutto il capogruppo Airola su questo praticamente in ogni seduta è intervenuto parlando di appalti e di precari o di altre situazioni contrattuali abbastanza incresciose. Mi fa piacere che dopo 3 anni il Partito Democratico si sia anche svegliato e abbia parlato per la prima volta qui di precari RAI proprio ieri in relazione a questa audizione. Quindi crediamo che alcune cose sono comunque da sottolineare, perché la politica comunque ha le sue colpe. Io credo che la politica ha le sue colpe, e c'è stato un certo immobilismo anche da parte di questo governo. È anche vero che però vorremmo capire la RAI come può agire, non aspettando i tempi politici, diciamo, che quelli purtroppo latitano, nonostante il lavoro fatto in commissione qui in vigilanza RAI. Quindi se ci può chiarire meglio come i passi di questo codice di autoregolamentazione, sarebbe insomma opportuno anche per il proseguo dei lavori. Grazie. Fornaro, prego. Ma io vorrei porre l'attenzione sulla questione delle assunzioni di dirigenti avvenuti sotto l'attuale gestione. In data 23 aprile, in un comunicato dell'azienda, si leggeva che l'azienda precisa che lo statuto e il piano triennale anticorruzione sono stati pienamente rispettati e per la prima volta nella storia della RAI i nuovi dirigenti hanno quasi tutti contratti triennali. In data 27 aprile ho presentato un'interrogazione in cui chiedeva per ogni dirigente assunto non già l'importo della sua retribuzione, che in questo momento, devo dire, mi interessa meno, ma avevo chiesto se ha sottoscritto un contratto a tempo determinato o indeterminato, l'ultima posizione lavorativa, le modalità adottate per il reclutamento e l'eventuale attivazione del job posting.
La risposta dell'azienda in data 13 maggio 2016 è stato un sostanziale rimando all'applicazione del piano sulla trasparenza. Peraltro io chiedevo anche se, e credo questo sia un dato utile da conoscere, quali dirigenti nello stesso periodo abbiano lasciato l'azienda e quali ruoli ricoprivano, anche perché uno può anche assumere 10 dirigenti se se ne sono andati 10, per esempio. Allora, stando ai dati che sono pubblici dall'altro giorno, ho potuto evidentemente fare un'analisi solo relativamente a quelli gli dirigenti assunti con un importo di retribuzione annuale lorda superiore ai 200.000, perché per quel che riguarda quelli inferiori ai 200.000 questo dato non è pubblico. Bene, per i 10 dirigenti che risultano essere stati assunti sotto questa direzione generale e che hanno una retribuzione sopra i 200.000, soltanto 3 sono a tempo determinato e sono i direttori di rete, Bignardi e Dallatana e Verdelli. Gli altri 7 sono tutti a tempo indeterminato. Quindi vorrei capire come questo possa essere reso coerente con la dichiarazione che l'azienda e non il sottoscritto faceva il 23 aprile scorso. Secondo, ho anche notato che tutti e 7, oltre alla retribuzione annua lorda, hanno il bonus, ergo hanno, credo, un piano di MBO, che non mi risulta esserci per dirigenti di pari grado già a libro paga dell'azienda. Sono retribuzioni annue lorde che possono arrivare fino al 20% del RAL dell'anno precedente, del RAL. E quindi, nel caso per esempio del CFO, superiamo con il bonus i 400.000 euro, quindi siamo al doppio, diciamo, del tetto di 200.000. Ricordo e chiudo, poi c'è oltretutto, oltre ai dirigenti, a me risulterebbero altri 10 assunti con sotto inferiori 200.000 più 2 consulenti. Ricordo che la legge di riforma all'articolo 3 rimandava una previsione statutaria nella determinazione di un tetto massimo delle assunzioni di dirigenti a tempo determinato. Qua, quasi per l'eterogenesi dei fini, è stato interpretato, mi parebbe essere stato interpretato questo tetto esattamente al contrario, perché si è fatta una scelta che, stando ai dati che sono riportati e sono pubblici dal piano di trasparenza, c'è stata una iniezione molto significativa di assunzione a tempo indeterminato. Chiudo. Perché pongo l'attenzione su questo e non sugli importi? Perché così facendo si rischia di perpetuare esattamente le problematiche che il direttore generale correttamente ieri poneva in evidenza e che in qualche modo ha detto non possono essere addebitate a me al passato, cioè le persone che in questo momento ricevono una retribuzione senza avere una posizione e un'attività specifica. E il rischio è che questa cosa continui a perpetuarsi e che mi pare evidente che si sia fatto esattamente il contrario di quello che era stato annunciato, cioè far prevalere, come è giusto che sia a mio giudizio, così come vale per il direttore generale in una serie di posizioni apicali, una logica di tempo determinato, di contratto triennale, esattamente come avviene in altre aziende. Tenuto conto, e chiudo, se a questo punto però non si può anche pensare di intervenire in fase di contratti di contrattazione, a meglio definire questa problematica per il futuro. Cioè, in tutte le aziende esiste una sorta di spoil system, in tutte le aziende di questo mondo, non è questa una novità. Però in altre aziende, anche con costi rilevanti, si trovano le soluzioni e si evitano, diciamo, questi parcheggi, tra virgolette, che sono, come dire, per quanto in molti casi, diciamo, a stipendi significativi, però certamente da un punto di vista anche della persona, come è stato ritornato anche dal collega Gasparri, non particolarmente edificanti. Cioè, vuol dire che uno ci faccia una bella figura dicendo che non sta facendo niente, pur evidentemente. Quindi credo che... Chiedevo quindi se da questo punto di vista non si stia pensando a risolvere una volta per tutte a livello normativo interno e sfruttando i contratti nazionali questo problema. Grazie Fornaro. Fautilli. Sì, grazie Presidente. Vado per flash. Vorrei innanzitutto dire che ho apprezzato, quindi non solo condiviso,
i contenuti degli interventi introduttivi sia del Presidente che del Direttore. Io ritengo che la RAI sicuramente è un'azienda, ma è un'azienda il cui prodotto è la cultura, l'informazione, quindi va bene la legge, le norme da applicare, come è stato fatto con il piano della trasparenza, e sicuramente i bilanci da far quadrare, ma se non c'è cultura diventa soltanto una delle tante TV commerciali solo produttrici di redditi. Quindi ritengo giusto che la trasparenza possa essere percepita come una risorsa di cultura democratica. Però, preso atto che finalmente dopo 60 anni si è iniziato questo nuovo modo di essere all'interno della RAI, per volontà, e io credo che sia bene ricordarlo, del governo e del Parlamento, è necessario però altrettanto che si compino subito da parte della nuova governance le scelte ormai non più rinviabili per rendere la RAI, come tutti i cittadini la vorrebbero, un'agenzia culturale di socializzazione. Il direttore ieri ha parlato di autoregolamentazione per quanto riguarda appunto il personale, e credo che questa può essere una strada giusta, ma io la ritengo anche non abbastanza sufficiente se prima non vengono definiti i parametri economici e temporali entro i quali potranno essere ridefiniti i contratti e le nuove assunzioni. Per esempio, se ne è parlato anche adesso, il tetto dei 240.000 euro sicuramente va rispettato, anche se io ritengo che sia possibile prevedere delle eccezioni, se queste eccezioni sono motivate abbastanza e soprattutto rese pubbliche. E così anche per i nuovi contratti dei dirigenti, non possono che essere a tempo determinato. Se è necessario invece fare ricorso al tempo indeterminato, anche qui va resa pubblica la motivazione, altrimenti torniamo a creare situazioni inaccettabili come quelle degli inutilizzati, ovvero di dirigenti e non solo, che percepiscono stipendi senza svolgere alcun lavoro utile per l'azienda. E infine, e concludo, vorrei chiedere in merito alla riorganizzazione dell'informazione, come peraltro già è stato richiesto, riorganizzazione di cui si parla ormai da tempo come una scelta imminente, soprattutto in ordine alle nomine dei nuovi direttori dei telegiornali. Innanzitutto, uno, il primo, quali saranno i tempi? Insomma, i tempi speriamo certi. Due, se è possibile conoscere prima i criteri generali a cui il direttore generale fa riferimento per consentire alla Commissione, se questa lo riterrà utile, un contributo di approfondimento di cui il DG poi nella sua piena autonomia può decidere di tenerne conto o meno. Grazie. Nesci. Grazie Presidente, grazie a voi per essere qui. Mi accodo anch'io alla domanda fatta prima dal precedente collega, quindi sulla pubblicazione degli appartenenti al suo staff, perché sono incompleti sul sito. E poi vorrei fare un'altra considerazione importante. Siccome voi più volte in questa, qui in Vigilanza RAI, scomodissimo questo microfono, spero si senta, avete insomma più volte ribadito con molta anche diplomazia che non intendevate in qualche modo rispettare questo tetto, sia perché la legge lo prevede, sia in virtù delle vostre competenze, insomma della storia e della vostra professionalità. Però insomma ci ripenserei per vari motivi. Intanto perché la Commissione di Vigilanza RAI ha votato all'unanimità quel parere che chiedeva esattamente questo alla RAI, e poi per un altro motivo. Siccome ho ascoltato con molta attenzione ieri gli interventi di tutti i colleghi di questa Commissione di Vigilanza, non posso ovviamente che anch'io evincere l'ipocrisia di certi interventi, perché sono esponenti di partiti che ovviamente hanno fatto la storia anche della RAI, del servizio pubblico, riducendolo insomma in questo stato. Quindi l'ho trovato ipocriti gli attacchi nei vostri confronti. Siccome nella nostra breve esperienza dentro queste istituzioni, dentro il Parlamento, abbiamo visto anche che ogni atteggiamento, ogni movimento ha il suo perché qui dentro i palazzi e anche fuori, per cui siccome almeno da come ho letto ci potrebbe essere un nuovo consiglio di amministrazione il 2 agosto, dove si faranno le nomine dei nuovi tre direttori dei TG,
Insomma, non vorrei che queste modalità di approccio nei vostri confronti siano proprio riferibili alle prossime nomine. Quindi, siccome già si è scritto ed è ovvio pensarlo che potrebbe essere una modalità, insomma, per ricucire con Palazzo Chigi dopo questo attacco nei vostri confronti, peraltro poiché era tutto molto prevedibile, visto che la questione del tetto degli stipendi era già stata ampiamente discussa e prevista da questa commissione di vigilanza RAI, vorremmo insomma capire come vi muoverete per le prossime nomine, perché tutto questo insomma grande trambusto potrebbe avere una relazione precisa, visto perché, ripeto solo per chiarezza, che la battaglia sulla trasparenza il Movimento 5 Stelle, ma per fortuna anche questa commissione di vigilanza RAI, ha fatto in tempi non sospetti. E giusto per chiudere, siccome abbiamo ben presente in che contesto storico e politico ci troviamo, parliamo di tetto degli stipendi, di trasparenza, perché tutto questo è legato alla libertà di informazione del nostro paese, e quindi dalla RAI ci aspettiamo assolutamente questa modalità di lavoro, e ne parliamo perché è in questi giorni che abbiamo scoperto, ovviamente da calabrese ho sentito molto la notizia riguardo alle inchieste, che ha scoperto finalmente questa cupola tra 'ndrangheta e massoneria, insomma legami dentro la politica, addirittura questi due poteri nemmeno più tanto occulti, che hanno attentato e stanno attentando alla democrazia del nostro paese. Noi qui parliamo soprattutto di libertà di informazione, c'è anche un senatore di cui attendiamo l'autorizzazione per l'arresto, il senatore Caridi, quindi la RAI deve comprendere in che momento storico ci troviamo, e quindi anche questi argomenti, che benché facciano effettivamente arrabbiare molto i cittadini fuori da questi palazzi, è legato a principi e a ragionamenti molto più ampi che hanno la loro importanza. Quindi ci terrei ad una risposta anche su questo. Grazie. Grazie Nesci. Minzolini, prego. Le cose. Allora, faccio un discorso, diciamo, che io ho già fatto durante la riforma, però parto da questa, diciamo, operazione che è stata fatta, di trasparenza, che chiaramente benemerita, è giusta. Solo che però, se andiamo poi a vedere i risultati di questa operazione, è stata quasi un boomerang. Perché? Perché una situazione anche abbastanza problematica, perché francamente il canone in bolletta non è che crea, diciamo, una grande simpatia, siamo d'accordo tutti su questo. L'opinione pubblica è venuta a sapere che il governo aveva detto che c'era un tetto per le pubbliche amministrazioni, che non è stato rispettato. Il governo aveva detto che i pensionati che volevano lavorare nelle pubbliche amministrazioni avrebbero lavorato gratis, e non è stato rispettato. Allora, e in più si è creato anche un meccanismo abbastanza perverso, perché poi quello di dividere, diamo questi stipendi ma non diamo gli altri, rischia che si crea, diciamo, nell'opinione pubblica un clima d'attesa, un clima, diciamo, di qualcosa che non si può dire, perché altrimenti sa che cosa viene fuori, che secondo me, oltre, lo dico proprio in termini abbastanza costruttivi, finisce per nuocere ulteriormente, diciamo, all'immagine dell'azienda. Ecco perché faccio questo discorso, perché il primo, secondo me, problema che abbiamo di fronte è che un governo, se continua, diciamo, a fare proclami ai quattro venti, dicendo questo, quell'altro e quell'altro, dicendo che probabilmente, ecco, avremo nelle amministrazioni pubbliche dirigenti che non possono andare oltre i 240.000 euro e via dicendo, e poi contemporaneamente non riesce a creare le condizioni per cui questo accada, o si creano delle grandi zone grigie, è evidente che noi creiamo un rapporto con l'opinione pubblica che è estremamente problematico. Anche perché l'espediente che è stato trovato per aggirare la vicenda, cioè quello, diciamo, dei bond, è una cosa che con la RAI, ha ragione Brunetta, c'entra poco. E non è che bisogna essere, diciamo, uno rimane anche abbastanza perplesso, perché sembra una sorta di sotterfugio, oltretutto praticato dal precedente direttore generale, che lo crea, cioè crea questo, e poi alla fine però
lui si metta al di fuori di quel tipo di, dicendo io però mantengo i 240.000 euro, creando quindi anche un meccanismo che non si capisce, sempre che poi nella logica dell'ipocrisia che poi è prevalente in questo paese, quello era un segnale per tentare di avere una riconferma, perché poi se diciamo la verità molto spesso le cose vengono fatte con altre intenzioni rispetto a quelle che vengono dette. Parto con questo per una questione che non è assolutamente, diciamo, polemica. Io dico che qui stiamo in una situazione estremamente confusa. Io sono stato l'unico, adesso visto che si è riaperto il dibattito, ponendo il problema della privatizzazione della RAI. Perché capisco benissimo che chi agisce all'interno di quell'azienda si trova in un'enorme difficoltà. Noi non abbiamo né un'azienda pubblica né un'azienda privata. Abbiamo una sorta di ibrido, di Frankenstein, che sta lì e che a seconda, diciamo, di quello che serve può essere utilizzata. Allora, faccio degli esempi che mi tiro pure in ballo io, perché certe cose qui è meglio dirle, io poi da questo punto di vista sono sempre stato esplicito, il Presidente lo sa. Allora, se noi abbiamo un'amministrazione pubblica e c'è una legge che prevede che 240.000 euro siano il tetto, va rispettata, perché altrimenti se rispetti è quello e poi uno per una questione meschina, perché poi meschina, se poi dovremmo entrare nel merito, riguarda il sottoscritto, si ritrova ad avere un reato di peculato che essenzialmente, diciamo, dipende da un'azienda pubblica, perché altrimenti non ci sarebbe, uno non capisce. Se noi diciamo che i pensionati nell'amministrazione pubblica non possono lavorare se non gratis, perché è un'azienda pubblica, e poi uno si ritrova per aver fatto soltanto, aver cambiato una conduttrice che dopo 28 anni stava ancora lì ad avere abuso d'ufficio, allora non si capisce. Noi abbiamo una condizione in cui non si capisce che cos'è la RAI, questo è il punto. Ed è una difficoltà, lo dico a voi che ci lavorate dentro, che potrebbe poi domani, potreste essere chiamati a dover rispondere di quello che fate, perché in questo meccanismo perverso nessuno fa quello che dovrebbe fare. Cioè, parto da un presupposto, da un governo che dice tante cose che poi in realtà non avvengono. Voi che vi trovate nel mezzo di doverle applicare ma non sapete quali sono i confini, e dall'altra parte, dopo che noi abbiamo dato, e questo lo dico a tutti noi, abbiamo trasformato la governance dando all'amministratore delegato dei grandi poteri, qui dentro siamo andati a parlare anche, diciamo, delle vicende personali facendo nomi e cognomi. A me questa cosa mi sembra surreale, perché se dobbiamo andare delle indicazioni, noi dopo 3 anni chiederemo conto all'amministratore delegato di quello che ha fatto, chiaro? Invece, ti ho detto, stiamo in una fase completamente confusa. Allora io ritorno a dire, se questa azienda è un'azienda pubblica, allora non ci sono dubbi, ma per una questione anche di rapporto con l'opinione pubblica, le leggi che vengono, diciamo, che riguardano le pubbliche amministrazioni vanno applicate. Se non lo è, allora noi cominciamo a ragionare. Vedo molti paragoni. In ogni riforma della RAI si parla della BBC, ma la BBC è un'altra cosa, cioè non ha 14 canali, chiaro, è un'altra cosa completamente diversa. E se noi invece continuiamo ad avere 14 canali, quindi abbiamo delle proporzioni enormi, e poi andiamo a paragonare dal punto di vista della produttività e dei numeri questa azienda alle aziende private, è certo che ci rimaniamo perplessi, perché diventa impossibile fare un paragone. Io li vedevo oggi sui giornali di oggi, però non entriamo nel merito, che purtroppo chi ci lavora e anche chi la dirige, e anche purtroppo noi che diamo delle regole un po' del cavolo, si trova ad avere una difficoltà a fare quello che si farebbe in qualunque azienda privata, d'accordo? Ecco perché secondo me il punto rimane sempre la stessa cosa, una figura, un profilo dell'azienda che non è chiaro, di cui ha responsabilità sia, diciamo, i vertici che si sono succeduti, che non l'hanno posta come l'avrebbero dovuto, e sia la politica. In ultimo, visto che si è parlato del direttore di TG, io chiedo solo una cosa. A me non interessa, io spero soltanto che facciate presto, perché visto che siamo di fronte a una scadenza importante come il referendum, la cosa peggiore che può capitare, specialmente in un mondo come la RAI, ma non solo la RAI, è che quando tu ti trovi lì come direttore e devi tentare di strappare una riconferma, sei pronto a fare la qualunque. Allora io preferisco, mettete i nomi che volete, ma metteteli adesso, prima che cominci la campagna referendaria. È un fatto di democrazia questo. Grazie. Sono finiti gli interventi, perché non vedo Ranucci. Okay. Quindi, direttore, prego. Io cerco di passare in rassegna le domande di ieri e di oggi, se qualcosa scappa poi magari proviamo a recuperare. Allora, parto da, appunto, dal fatto di aver avuto, credo ieri e oggi, un confronto interessante. Cerco
di provare a organizzare le risposte in relazione a quelle che sono i macro temi, per poi andare su alcune risposte specifiche che merita invece un'attenzione dedicata. Mi sembra che ci siano innanzitutto due grandi aree che avete sollevato. Da una parte legate al tetto o meno degli stipendi, no? Il fatto che perché l'azienda abbia seguito determinate strade, e dall'altra penso che sia un altro tema molto interessante, a cui tengo a rispondere molto nel dettaglio, la dinamica legata ai dirigenti tempo indeterminato, tempo determinato, no? Cosa li distingue. Allora, quello che penso da dove dover partire è che quello che abbiamo avviato come gestione nuova all'interno di un complesso percorso di rinnovo della concessione, che come sapete vede come punto qualificante la ridefinizione del perimetro dei contenuti delle missioni di servizio pubblico, un processo di profonda trasformazione di tutta l'azienda, di cui darò qualche numero, incentrato innanzitutto su offerta e organizzazione, cosa che abbiamo raccontato qualche mese fa. Questo al fine di rendere un servizio migliore a tutti i cittadini che pagano il canone, proprio perché c'è anche questa coincidenza, no, in quest'anno, che il canone, che non solo appunto ha accompagnato la vita dell'azienda, ma quest'anno passa ad essere in bolletta, proprio in questo periodo. E proprio per sviluppare in tempi brevi questo processo, abbiamo ritenuto fosse necessario acquisire all'interno dell'azienda che avesse in sé tutte le competenze necessarie per far fronte a questa importante fase di cambiamento e che fosse quindi in grado di affrontare con adeguata tempestività in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questo decisivo momento della vita dell'azienda, no? Quello che abbiamo descritto come transizione verso la media company. Da una parte c'era e c'è la volontà di dare un segnale di cambiamento rispetto ai contenuti, al di là della simpatica battuta dell'onorevole Gasparri rispetto alle gemelle Kessler e alla risposta che diede Andrea Fabiano qui, però credo che quello che vedrete in autunno, non solo dal punto di vista quantitativo, visto che appunto come sapete abbiamo il 30% del palinsesti che si rinnovano con punte del 40% per canali come quello di Rai 3, però una prima volontà era quella di dare un forte segnale di innovazione. È chiaro che quando si innova nei contenuti alcune cose rimarranno, altre verranno superate dagli eventi, nel senso che non faranno quello che speriamo, però sicuramente rischiare dal punto di vista dei contenuti, e spero e credo che i direttori che sono venuti qui vi abbiano cercato di rappresentare questo cambiamento, sia stata e sia la decisione giusta. Dall'altra parte abbiamo avviato un profondo piano di riorganizzazione della struttura aziendale che, proseguendo l'azione già avviata dalla precedente direzione generale, ha innovato in modo sostanziale la struttura aziendale, con interventi che hanno interessato in misura diversa un gran numero di persone. Precisamente il 15,6% delle persone che lavorano in RAI, ovvero più di 1.700 persone, sono state interessate da questi cambiamenti. Si è trattato di riorganizzazione di strutture esistenti, di abolizione di direzioni o di confluenza di direzioni in altri contesti organizzativi, creazione di nuove direzioni, per esempio la direzione digital, o affidamenti di nuovi incarichi. Questo va nella falsariga delle domande anche dell'onorevole Mizzellini, no? Cosa state diventando, cosa volete diventare? Una delle cose che secondo me è palese che vada superata è l'organizzazione che abbiamo ereditato, perché è molto articolata, troppo, cioè la media company può avere solo una strategia e una direzione. Quello che abbiamo ereditato è un'azienda che ha tantissime direzioni, ma non direzioni solo come luoghi, ma direzioni come luoghi dove va. E questa cosa è una delle sfide più rilevanti, per questo che anche se magari non è così evidente da fuori, ma il fatto che 1.700 persone siano state interessate da interventi organizzativi dà l'idea di quanto stiamo mutando in questo senso. In questo piano, che appunto è ancora nelle sue fasi iniziali, abbiamo cercato di lavorare per individuare la migliore collocazione possibile per le risorse interne. Circa 680 persone sono state interessate da nuove assegnazioni, definitive o temporanee e o trasferimenti. Tra i profili più alti di responsabilità, 95 persone, 44 dirigenti, tra cui 13 direttori, e 51 giornalisti, tra cui 7 direttori, hanno cambiato ruolo. Come detto, è un processo ancora in corso da completare. Laddove non è stato possibile trovare un'adeguata collocazione interna, abbiamo risolto il rapporto di lavoro, cioè quello che dicevo che è un mio fermo impegno, il fatto di non avere posizioni che siano, come si dice in gergo, appese, credo che sia importante. Dopo aver fatto tutte le analisi per capire dove queste persone invece possono dare il loro contributo.
e appunto ne abbiamo già risolto in questo senso 25, come dicevo ieri, e stiamo lavorando su altri 10 casi. Laddove non è stato possibile individuare internamente le risorse con le competenze in grado di assicurare la discontinuità necessaria per la realizzazione del piano industriale, abbiamo individuato professionalità esterne. Un caso è quello della direzione digitale, dove l'azienda aveva accumulato e abbiamo accumulato un reale ritardo, ed è per questo che ci siamo mossi appunto verso il mercato esterno. Ci siamo mossi quindi nella duplice direzione di rendere da un lato flessibile l'area dell'offerta, affinché chi verrà dopo di me tra un paio d'anni possa a sua volta intervenire rapidamente, e poi vado a rispondere a Fornaro nello specifico anche rispetto alla domanda, per adeguarla appunto ai cambiamenti di mercato nel frattempo intervenuti, e di rendere invece più strutturata la parte che chiamiamo corporate, la parte di struttura, che richiede invece lo sviluppo delle strategie su un arco temporale di medio-lungo periodo. Alcune risorse, prevalentemente in area editoriale, sono state inserite con contratti a tempo determinato, mentre gli altri dirigenti inseriti sono stati assunti con contratto a tempo determinato, anche se con dirigenti prima nomina. Come sapete, in questo caso le leggi appunto approvate dal Parlamento offrono garanzie molto inferiori rispetto al passato, nel senso che il costo oggi per cambiare i dirigenti a tempo indeterminato è molto inferiore rispetto al passato. Ma voglio approfondire il punto, perché secondo me è un punto molto importante questo, che riguarda anche alcune domande rispetto al job post. Io ho insistito molto ieri sulla creazione di valore, e su questo appunto vorrei far capire perché quello lo spartiacque rispetto a tempi determinati o indeterminati, anche con degli esempi concreti. Nel momento in cui in una struttura come la nostra succede che a gennaio, febbraio, adesso insomma all'inizio dell'anno, una persona molto valida come il nostro CFO, il dottor Rossotto, trova un altro lavoro vicino a casa, diciamo, nel nord, e ci dà le dimissioni, a quel punto l'azienda cosa deve fare? In quei casi lì, per un ruolo di quel tipo, no, dal punto di vista gestionale, vi assicuro che la soluzione più adeguata non si fa un job post per un CFO, si fa un'analisi interna. Si fa un'analisi interna in cui si capisce se ci sono le professionalità. In quel caso lì, tra l'altro, è un ruolo molto delicato, perché l'emissione del bond, la presidenza di Rai Way necessitano di un profilo molto elevato dal punto di vista anche di profilo esterno e di competenze specifiche su alcune aree, tipo quelle finanziarie, al di là di quella che è l'attività normale, no, di amministrazione e controllo. A quel punto quindi facciamo un'analisi interna, velocemente capiamo che non c'è la possibilità di avere una sostituzione e quindi ci affidiamo a una ricerca esterna. In altri casi, lo citava credo l'onorevole Gaspari, sui ragazzi, sui kids, invece pensiamo di poter trovare, almeno questa è la speranza, una ricerca, una persona interna, e quindi non abbiamo attivato neanche una ricerca esterna. Abbiamo fatto un job post, sono arrivate moltissime risposte, abbiamo isolato 9 nomi che sono quelli, diciamo, quella che chiamiamo la long list, e il direttore del personale insieme a alcune altre funzioni più specifiche di contenuto stanno riducendo questa lista a 3 nomi che poi verrà sottoposta, e quindi io sceglierò all'interno di 3 nomi che mi vengono sottoposti. Però perché insisto su questa cosa di tempo indeterminato e determinato? Cercare un CFO in quel caso a tempo determinato sarebbe un errore, perché invece il valore che io voglio lasciare all'azienda è di professionalità forti che poi possano rimanere per un periodo consistente in azienda, anche perché c'è sempre una curva di esperienza. Diverso, secondo me, è la parte editoriale, in cui difatti i tempi determinati sono tutti concentrati lì, e le figure editoriali abbiamo prese tutte a tempo determinato. Perché? Perché in quella parte, anche se poi dirò anche qual è la controdeduzione in questo senso, perché nel momento in cui una nuova gestione vuole lasciare un segno sulla parte contenutistica, visto che siamo un'azienda culturale, può avere più flessibilità nel farlo. Teniamo conto che comunque anche questa cosa, diciamo, ha delle, insomma, possibili controindicazioni, perché comunque nel caso in cui il valore venga creato, poi uno può avere che queste persone se ne vanno, insomma. Però secondo me non è un problema grande, perché poi nel momento in cui ci dovesse essere sintonia tra persone e azienda, poi uno gli accordi li può rinnovare. Ma credo che sia un po' questa. Io credo, e non no, sulla dinamica anche della norma relativa ai tempi determinati, io credo sia importante, però ricordate che la logica dello spoil system in un'azienda, perché parliamo di un'azienda pubblica, va applicata
secondo me, soltanto alle parti che possono essere immediatamente rimandabili a un cambio di gestione. Ed è vero che in questo senso, all'interno di queste regole che ci stiamo dando, no? Anche l'auto, poi ci arrivo l'autoregolamentazione degli stipendi, credo che sia importante questa cosa, cioè identificare sempre di più quali sono le cose che si fanno in un modo e quali sono le cose che si fanno in un altro. Tenendo conto poi che, insisto, sulla parte editoriale, vi faccio un esempio che ho già citato, la necessità di far crescere una nuova generazione di capi struttura, che sono coloro che poi generano valore culturale, perché sono quelli che fanno i programmi, sarà un tema. E se in quel caso lì, che ne so, il 90% delle risorse vengono dall'interno, magari uno su 10 uno lo trova anche fuori. E a quel punto non deve essere un ostacolo, no, di avere un tempo determinato in quella posizione, perché lì invece uno vuole un rapporto di lungo periodo. Allora, quello è, cerco appunto di darvi i riferimenti di quelli che penso che possano essere, e non c'è dubbio che però la volontà ferma è di non generare casi come in passato, tanto che in tutti i cambiamenti che abbiamo fatto abbiamo risolto tutte le situazioni, ne abbiamo ancora una aperta, lo sappiamo, adesso stiamo cercando di risolverla, però appunto l'ottica è quella di provare a trovare delle soluzioni mentre si fanno i cambiamenti. Chiaro che non c'è un problema nel momento in cui uno dà le dimissioni, perché però anche nel caso in cui si facciano cambi, come nel caso appunto, no, delle direzioni di rete, abbiamo cercato di trovare soluzioni. E poi le soluzioni appunto in alcuni casi poi possono esserci, e questo invece è importante che l'azienda nostra lo impari, che uno può anche fare altre cose, nel senso nel momento in cui ha le competenze per farlo. Ci è capitato appunto un direttore di rete, di quelli che appunto hanno lasciato spazio ad altri che ho scelto, siccome aveva forti competenze organizzative ma anche di contenuto, è diventato il nuovo direttore del centro di produzione di Torino. Questo è un esempio di come una collocazione interna è servita a coprire un ruolo che in quel momento era scoperto. Piano di intervento, ci sono state un po' di domande appunto anche rispetto al piano di intervento sugli stipendi, perché appunto abbiamo deciso lunedì in consiglio, cosa su cui io credo molto, di mettere in campo un duplice intervento. Il primo riguarda i dirigenti attualmente a disposizione per individuare appunto una loro ricollocazione. Come detto, non è che questa cosa è cominciata adesso, tanto che ne abbiamo sistemati molti prima, alcuni non si è riusciti e quindi abbiamo risolto i contratti, però questo lo continuiamo. Il secondo prevede l'individuazione di una serie di azioni sulle retribuzioni. Appunto, verrà quindi sviluppato un piano finalizzato a individuare fasce retributive legate a diversi ruoli dirigenziali, evitando disparità tra ruolo, responsabilità e compensi. Questo risponde anche in parte alle domande. È chiaro che tenete conto che uno ha sempre una propria storia aziendale, quindi perché identifichiamo delle fasce? Perché non è la stessa cosa, e lo dico io che appunto l'ho scelto e che stimo Andrea Fabiano, è chiaro che un percorso aziendale di una persona che ha 39 anni è diverso da un direttore che magari ci è arrivato o ha un'anzianità aziendale di 30 anni, quindi è normale che ci siano dei range, però quando i range sono troppo elevati, come nel caso suo, è chiaro che vadano risolti cercando di equiparare le posizioni, tanto che ci stiamo lavorando e questo sarà il risultato del lavoro che stiamo mettendo. Applicare la logica dell'indennità di funzione che si perderà alla fine dell'incarico, nel senso che io credo che per rendere più mobile e agile l'azienda dovremmo introdurre sempre di più una cosa che c'è poco, che è il fatto di avere indennità di funzione, perché questa cosa ti permette poi di non creare degli stipendi che poi diventano difficilmente gestibili, cioè hai degli indennità che nel momento in cui finisce il ruolo ti permettono, una volta riassorbita, cioè che non la prendi più, di essere anche utilizzato, altrimenti corriamo nell'errore, cioè nel problema di prima, cioè che abbiamo creato delle fasce e poi le persone non riescono a entrare in quelle fasce lì, che credo che sia una garanzia per l'azienda ma anche per le persone, in modo tale da non trovarsi in difficoltà per avere uno stipendio in alcuni casi eccessivamente elevato. E l'altra cosa a cui invece tengo molto, e questa cosa probabilmente non è soltanto della nostra azienda, però prevedere un monitoraggio più attento dei risultati ottenuti dai manager con un sistema di valutazione delle performance per tutti i dirigenti. Siamo in una fase di transizione, tutti hanno delle forme o collettive o personali di MBOs, anche se sono diverse in termini di natura, di quantità. Io credo però che un'azienda come la nostra debba passare verso delle forme di remunerazione che prevedano la performance personale, anche perché nel momento in cui, tanto per essere espliciti, si va a cercare maggiore efficienza, è chiaro che per cercare maggiore efficienza devi riuscire, secondo me, anche a incentivare le persone che devono trovare il modo per fare efficienza. E quindi questa cosa credo che sia importante da fare. Ovviamente su questi ambiti sarà fondamentale il coinvolgimento anche di tutte le organizzazioni sindacali,
con l'obiettivo di lavorare insieme per individuare i meccanismi che frenano in molti casi il cambiamento e trovare soluzioni più efficaci per costruire un'azienda che sia sempre più in grado di rendere un servizio ai cittadini, visto che appunto il canone è adesso anche in bolletta. Aggiungo un pezzo perché credo che sia collegato a questo, cerco di collegare le domande di oggi a... che ritorna alla domanda dell'onorevole Mizzolini rispetto alla, no, a cosa volere dall'azienda. Cioè, è chiaro che io credo che quello che dobbiamo fare noi che la gestiamo è cercare di trovare gli equilibri tra tutte le, come dicevo ieri, le norme si rispettano, appunto. Ma oltre a quello c'è un tema di sensibilità rispetto a, a determinate vicende. Ed è vero che abbiamo natura mista. Noi abbiamo natura mista perché abbiamo raccolta della pubblicità e servizio pubblico. Questa natura mista comporta delle conseguenze sia di ordine positivo, cioè abbiamo degli ascolti molto elevati, quindi nel momento in cui facciamo, che ne so, informazione, che è il cuore vero della nostra attività, ci troviamo con la possibilità, proprio perché abbiamo una natura mista, di avere già molte persone dentro i nostri canali. Quindi io farei attenzione al fatto di dire no, dobbiamo avere una natura unica, almeno partendo da dove siamo, se uno poi riavvolge il nastro, no, le risposte possono essere varie. Però questa natura mista porta dei temi di attenzione maggiore rispetto a cosa è giusto fare o cosa è giusto non fare, dal punto di vista per esempio di come si trattiene il valore in azienda, no? Di quali azioni si devono fare. E l'altra cosa che ci tengo è che lei ha parlato, no, di pubblica amministrazione. Secondo me la differenza lì è tra azienda pubblica e pubblica amministrazione, che non è solo una differenza giuridica, tanto che appunto noi siamo azienda pubblica, ma perché... abbiamo appunto una parte che necessariamente rispetto alle competenze è esposta ai meccanismi del mercato. L'esempio che facevo prima del CFO, mentre su alcune c'è l'attività tipica nostra, no? Quella di contenuti. Chiaro che lì, e lo diceva forse l'onorevole Brunetta ieri, noi siamo quelli che guidiamo perché siamo molto grossi, quindi siamo un riferimento, però su altre tante funzioni peschiamo dal mercato generale, cioè nel senso per avere un buon CFO non è che c'è un mercato dei media. C'è un mercato, una casa appunto, quello che lavora con noi è andato in Lavazza, è arrivato da Fiat, cioè lì c'è necessariamente la necessità di riflettere su quali sono i modi migliori per trattenere valore. Quindi è vero che nel tempo queste domande poi, no, è chiaro che sono delle domande importanti, cioè su quale deve essere la natura dell'azienda. Noi gestiamo e io gestisco un'azienda che palesemente ha una natura mista e quindi cerco laddove abbiamo possibilità di agire di trovare gli equilibri giusti. Un esempio è questo, no? Stipendi, noi adesso faremo un'autoregolamentazione ai stipendi perché capisco che non ci possa essere una pura azione di mercato, allo stesso tempo al momento devo capire in che modo trattenere coloro che appunto servono per riuscire poi a far sì che l'azienda ottenga i suoi risultati. Poi chiedeva dei tempi, ovviamente questa cosa è delicata, ci vorranno delle settimane per farlo, non è una cosa che si fa una settimana, però ci siamo dati tempi brevi perché poi tenete conto che c'è tutto l'aspetto giuridico di implementazione, perché dobbiamo negoziarlo con le persone poi i cambiamenti dei loro stipendi, però appunto ci siamo dati tempi molto stretti e quindi nell'arco di un po' di settimane andremo a presentare una proposta, visto che è un ambito strategico, anche al Consiglio, su come si possa introdurre in maniera efficace, non soltanto appunto formale, un codice, un piano di autoregolamentazione. Provo ad andare su qualche cosa più specifica, ripeto, spero di coprirle tutte. Sulla trasparenza in sé, poi l'onorevole Brunetta aveva parlato, no, della total disclosure. Noi la verità è che sentiamo, allora, uno mi ha fatto piacere che l'abbia apprezzato che non abbiamo cercato strade, ma abbiamo deciso di andare dritti a pubblicare i dati. E appunto io ci tengo a sottolineare che non ci siamo fermati alla lettera, ma abbiamo già pubblicato oggi più dati di quelli che avremmo potuto pubblicare, perché pensavamo fosse giusto, perché pensavamo che rispondesse alla natura. E andremo a pubblicarne di più ancora, nel senso, io credo che lì dentro, anche se appunto una volta passata questa prima fase che è un po' turbolenta, poi comunque sapere è utile, sapere è importante, ma perché passata l'onda emotiva, poi uno, soprattutto a mano che più aziende lo faranno, diventa un parametro per misurare i comportamenti. Cioè,
Beh, infatti, però appunto la pubblica amministrazione ha fatto, le aziende pubbliche adesso ci stiamo, diciamo che rispetto alla trasparenza di stipendi per esempio siamo gli unici, questo lo riconoscerà, quindi possiamo andare via via a fare di più, assolutamente sì, e lo vedrete nel tempo, tanto che appunto io ho stimolato, come chi lavora con me sa, a pensare di cosa mettere dentro al piano di trasparenza, indipendentemente che sia magari una cosa, anche un'area che è interessante. Faccio tutti i piani editoriali della fiction e via via, i modi che usiamo per filtrare i progetti. Perché non farlo sapere? No, cioè nel senso, è chiaro che dobbiamo strutturarci, dobbiamo fare in modo di essere in grado poi di aggiornare costantemente, però la mia visione di servizio pubblico è il maggior numero possibile di informazioni, in modo tale da dare alle persone la possibilità di fare le domande e poi avere una possibilità di rispondere in maniera continua alle domande. Ripeto, è un modello che esiste già all'estero, non è che sto inventando chissà che cosa. È vero che ci sono degli ambiti che sono, e ripeto, come riconoscerà, ieri l'ho sollevato anch'io come tema, non è che io abbia una risposta definitiva, però quello che lei diceva, no, dei contratti di natura artistica, come sa, è espressamente escluso. Io non dico che... Non rispetto... Brunetta, se parla a microfono. Senza, andiamo avanti. Non è escluso da nessuna parte. Comunque volevo dire, Brunetta, la legge prevede la pubblicazione, Brunetta, di tutti. Ma stia tranquillo, Presidente, c'è anche un po' di dibattito. Andiamo. Lo dimostrate voi di 5 Stelle dalla mattina alla sera in aula alla Camera. Brunetta, e non è perché cambia ruolo in questo momento impedisce lei... il dibattito. Glielo dirò anch'io in aula allora, sì, quando fa casino in aula lei e tutti i suoi se colleghi. Se lei interviene, interviene tutti, poi non abbiamo tempo per il direttore, visto che abbiamo... Va bene, perfetto. Andiamo avanti. È utile e costruttivo. La norma prevede anche i compensi di natura artistica, tutti. È stata solo una interpretazione della RAI che ha escluso, ma la norma è chiarissima, sia grazie, quella della tolta disclosure, quella del decreto 2013. Okay, quello che volevo... Mi chiami magari onorevole Brunetta, che è forse meglio, signor Presidente. Deputato Brunetta, grazie. No, onorevole. Posso decidere se chiamarla deputato? No. Direttore, andiamo avanti. No, ma infatti io quello che volevo dire è che ci sono dei temi, citavo quell'esempio, perché ci possono essere dei temi dove, anche se c'è dibattito, credo che sia importante e positivo averlo, perché, ripeto, non è che io credo che noi abbiamo già tutte le risposte. Quindi quello che intendevo dire è che la trasparenza io la vivo come una cosa viva, non statica, e quindi mano a mano che passerà il tempo altre cose potranno essere incluse. Citavo quella perché è una cosa delicata, non perché credo che sia appunto sbagliata. Lo citavo, come sa, l'altro giorno, le ragioni per cui penso che sia delicata. Altre cose, una cosa importante, scusate, sulla stabilizzazione, nel senso, meglio, sui... sono stati citati un po' di volte giustamente coloro che sono precari. Allora, questo è un tema importante, ovviamente, ed è un tema che mano a mano che andiamo avanti, e sul piano della trasparenza avete anche tutti i modi in cui noi prendiamo persone, è un tema che non dovrebbe riprodursi in futuro, nel senso che sempre di più andremo verso selezioni mirate, quindi saremo in grado di decidere chi abbiamo o no. Però è vero che ci portiamo dal passato, come sapete, un grande numero di contratti che vanno regolarizzati. Quello che io tengo a sottolineare, come sapete, l'ho citato anche ieri, perché abbiamo lanciato il progetto Rai Academy, no? Investendo 15 milioni di euro in 3 anni, che per noi sono un ammontare molto significativo. Perché da un lato vogliamo formare i nostri dipendenti a fine di riuscire a coprire tutte le funzioni possibili anche in relazione al cambiamento del mondo dei media, e dall'altro anche perché vorremmo appunto con l'Academy riuscire a continuare ad attrarre creatività e talento nel nostro paese attraverso dei meccanismi chiari, trasparenti e efficaci. Detto questo, nel contempo, e questo dà anche un'idea della differente scala, no, della nostra azienda dal punto di vista di attenzione all'assunzione, tenete conto che tra 2008 e 2016 abbiamo assunto e stabilizzato 2.729 persone, di cui 601 giornalisti,
e stiamo in questo periodo appunto anticipando l'assunzione di chi rientra nei bacini con un risparmio stimato di 1 milione di euro proprio quest'anno. E il nostro impegno è di stabilizzare oltre 1000 persone entro i prossimi 5 anni. Questo è per dire che appunto l'attenzione lì è estrema e, come dicevo ieri, è che a maggior ragione per un'azienda pubblica che vuole introdurre in maniera forte il bilancio sociale, il bilancio di sostenibilità, è chiaro che avere queste situazioni è delicato, tanto che stiamo ragionando su come, no, poter risolvere in tempi veloci questo tema. E, riguardo a, è stato citato un paio di volte, il piano dell'informazione ovviamente è un piano fondamentale per noi. Carlo Verdelli ha presentato 2 consigli fa il piano editoriale al Consiglio, che è stato ben recepito, e sulla base di quello gli è stato dato mandato di costruire poi un piano più dettagliato di azione sull'informazione, che non appena verrà presentato in Consiglio di Amministrazione, poi credo che sia importante che possa essere presentato anche a voi, che diventa un po' il piano di azione rispetto al piano editoriale che è stato presentato. E l'altra cosa, sempre senatore Margiotta, rispetto ai costi legati a quella che è la pubblicazione dei dati, noi mettiamo il costo complessivo, nel senso che proprio per ragioni di trasparenza, quello che, come avrete probabilmente visto alcuni di voi, mettiamo sia il dato del percepito dell'anno precedente, sia la RAL del 2016, perché non vogliamo che ci sia nessuna ambiguità rispetto a tutte le cifre che uno possa avere preso per altra natura, no? Straordinari, piuttosto che il valore che ha l'auto, il valore che possa avere la casa, se alcuni ce l'hanno. Tanto su questo ci tengo a dire che le policies che sono state applicate, perché qualcuno ha chiesto nello specifico, per i nuovi assunti sono state esattamente quelle che c'erano in azienda. Quindi lì abbiamo applicato esattamente le stesse cose. Però appunto ci tengo a dire che su quel dato, proprio per non incorrere in nessuna, abbiamo scelto la massima cifra possibile, cioè la trasparenza più elevata di tutti, tanto che non è che alcuni dipendenti ci hanno anche detto ma avete pubblicato un dato maggiore di quello che... No, la verità è che abbiamo messo dentro tutti i benefits e quindi quando uno va sul percepito è vero che sembra più grande di quanto uno dice ho come stipendio, però siccome la norma diceva a qualunque titolo percepiti, abbiamo scelto quella che è una delle cifre di fatti che si trovano nel CUD, che è quella più ampia, diciamo. Scusate un attimo, vedo una cosa sulla circolare che diceva l'onorevole Gasparri. Sì, la circolare è uscita. La verità è che quella circolare non ha fatto altro che è una circolare più di, non è stata la volontà di un atto di imperio specifico. Quella circolare ha soltanto replicato una circolare che c'era ed è uscita di fatti come atto rutinario, non è stato. No, nel senso che, però quello che lei dice è un tema vero, nel senso che credo che ci debba essere una dialettica interna su qual è l'equilibrio tra le cose, nel senso che noi ci siamo presi, ma era ancora 2 mesi fa, quella che era la policy della CNN. Allora, è vero che io credo che nel nostro paese sia difficilmente applicabile le policy di stampo anglosassone, perché non sono rigide di più, cioè uno non può neanche pensare di dire una cosa. Allo stesso tempo credo che sia importante, e lei lo citava, che l'azienda possa essere sempre messa nelle condizioni di non avere nessun disagio delle comunicazioni delle persone. Allora, lì va trovato l'equilibrio tra il fatto di avere una sfera in cui uno possa esprimersi, ma che prende uno stipendio da un'azienda e a quell'azienda deve rispondere. No, ma adesso, per essere sinceri, come avete visto, ha smesso di scrivere al caso specifico, per cui... Direttore, andiamo avanti con la relazione. No, chiedo scusa io perché cerco di vedere... scusate, una cosa importante che riguarda anche il nostro ruolo, il ruolo di informazione, se abbiamo coscienza del momento storico che viviamo, io credo che lo state vivendo tutti i giorni, cioè io questo mi sento di dirlo serenamente, il lavoro che è stato fatto dal punto di vista di attenzione all'informazione in questi mesi credo che sia stato molto importante, questo mi sento di dirlo molto serenamente, e anche le cose che venivano notate rispetto al lavoro che è stato fatto, per esempio, no, rispetto all'integrazione tra canali,
no, News 24 che adesso usiamo laddove possibile, necessario all'interno delle reti, è uno dei primi esempi di quello che vedrete sempre di più. Però quello va dato atto, siccome alle volte è stato chiesto, no, perché avete creato la direzione editoriale, per quello anche. Cioè, perché avere un luogo di pensiero coordinato, di coordinamento di azioni, fa bene all'azienda, perché la rende più efficiente, perché rende possibile quindi dare un servizio migliore. È chiaro che poi dobbiamo migliorarci sempre, non ci mancherebbe altro, e le vedrete appunto le azioni nelle prossime settimane. Ma non c'è dubbio che oggi c'è un'estrema attenzione a questo. Chiaro che, aggiungo una cosa più di linguaggio, avete visto anche come cambi velocemente il modo di raccontare gli eventi. E è lì che noi dobbiamo agire, nel senso che il mondo digitale sta trasformando non soltanto il modo in cui consumiamo gli eventi. Avete visto, a me ha fatto impressione, credo a tutti voi, il fatto di come una chiamata FaceTime, no, di Erdogan entrasse dentro al racconto. E allora questa cosa, se voi l'applicate nella quotidianità del racconto dell'informazione, chiaro che cambierà anche come noi faremo le cose. Però ripeto, sono molto contento in questo caso delle azioni che abbiamo fatto come azienda di informazione in queste settimane e mesi molto difficili, anche perché, come capite, va a merito di tante persone che hanno lavorato molto con grandissimo impegno. Scusate, un'altra cosa rispetto proprio all'informazione, che era stata citata più di qualcuno di voi rispetto a Francesco Merlo. La presenza di Francesco Merlo deriva proprio da questa nuova figura, no, del direttore editoriale di informazione, nel senso che Carlo Verdelli, che sta costruendo, ha presentato il piano editoriale, sta costruendo i piani di azione per l'informazione, ha ritenuto, no, grazie alla fama, insomma, alla storia di Francesco Merlo, di portarlo come persona che lo accompagnasse in questo percorso. È chiaro che, come nel caso degli stipendi, come nel caso delle attenzioni, io credo che, essendo soggetto pubblico, noi prendiamo tutto quello che ci arriva da voi, dal nostro consiglio di amministrazione, e ne riflettiamo, cioè, nel senso, non è che credo che ve ne abbiamo dato atto nel corso dei mesi, e quindi insomma tutto quello che ci viene portato come riflessione da parte vostra non rimane lettera morta. Questo è importante che lo sappiate, ma fa parte delle nostre considerazioni e diventa quotidianità per noi. E mi pare che ce ne avesse ancora una, aspetta che mi carica. L'azienda non è chiara. Direi che Spoil System ne ho parlato. No, un'ultimissima considerazione rispetto alla natura dei contratti, anche se l'ho citato prima, tra quelli tempo determinato e indeterminato, il peso aziendale dal punto di vista di costo in prospettiva, come sapete, è molto diverso. Cioè, io credo che l'utilizzo, laddove possibile, però spero di essermi chiarito oggi, rispetto dei contratti a tempo determinato, consente l'accesso a competenze senza impegnare risorse di lungo periodo, e questa cosa è una cosa che, laddove appunto è possibile, credo che sia auspicabile, e l'abbiamo fatta e la faremo in futuro. Ho fatto una lunga risposta, non so. No, dicevo io. Presidente, sì, c'è stata una risposta. Allora, siccome il direttore è sceso molto nel dettaglio delle risposte, eviterò di ricominciare da capo anch'io. L'unica cosa, anche nel ruolo particolare, mi sento di dire che il Consiglio, e lo avete capito anche dal documento che è uscito all'unanimità l'altro giorno, intende essere, oltre che suggeritore reale di queste nuove policy che andiamo a tracciare, tutto sommato, parte attiva di questo processo. E quindi parte attiva di questo processo vuol dire verifica che non rimanga la buona intenzione della risposta al momento di massima, permettetemi, polemica sulla questione. Quindi secondo me questo è il primo vero risultato che viene fuori anche da questi giorni, ce lo possiamo dire tranquillamente, molto complicati. Il fatto che la RAI decida che si va attraverso una strada precisa, identificabile, riconoscibile da fuori, per cui
l'avere una retribuzione o un'altra non è frutto o della tua capacità negoziale o dei legami che puoi raccontare o peggio ancora di quelli che non puoi raccontare, secondo me è un pezzo fondamentale del percorso di questa azienda e di quello che andrà a essere. Comunque sia la strada, perché ho sentito anche in quest'aula più volte rievocare il discorso di privatizzazione, siamo ibridi, non siamo ibridi, è assolutamente evidente prima di tutto a tutti voi che sono perimetri sui quali ci possiamo noi semplicemente esercitare in un confronto, ma nulla di più. Oggi dobbiamo governare quello che c'è e secondo me governare quello che c'è vuol dire su questo punto specifico iniziare ad applicare politiche molto diverse e molto visibili da fuori. Per quello che mi riguarda, ci riguarda, la riflessione va veramente a tutto campo e quindi non esclude anche il discorso delle retribuzioni personali e via discorrendo. Questo deve essere molto chiaro, non ci sono i tabù. L'unica cosa che io ho ribadito alla noia è quella che vorrei che qualsiasi tipo di percorso tenesse al centro il fatto che RAI riesce a fare qualità e ad esprimere qualità rispetto al perimetro che è oggi, evidentemente. Quando sarà diverso ci saremo e ragioneremo su una cosa diversa, ma oggi RAI deve riuscire a darsi un modo di funzionare che però tiene un equilibrio tra la qualità che deve garantire e quello che deve essere in termini di trasparenza, e per me questo passaggio è stato davvero importante in questa chiave. Adesso abbiamo un sacco di cose da fare, il piano dell'informazione è fondamentale, lasciatemi dire, perché ci tengo moltissimo e so che ci tiene molto il direttore generale, voi ci avete sempre sollecitato sulla questione del digitale, siamo a un passo, l'estate olimpica sarà un punto di prova, mettetevi anche voi a fare le famose prove su Rai Play, perché lì si è fatto un passo avanti significativo. No, è vero, non mi prendo in giro, è un passo avanti significativo. Non avete neanche internet. No, Fornaro, ma anche diventa veramente complicato. Microfono, almeno se internet, interviene. Quello sì, dai Fornaro, perché sennò diventa davvero complicato. E no, è per dire che comunque da lì poi passano anche i cambiamenti significativi, tutti no, alcuni significativi sì. Grazie. Non c'è stato un accenno, non so se avevano intenzione. Vogliamo fare il secondo giro? Facciamo le vacanze insieme. Facciamo le vacanze insieme. Su. Con calma. Sì, certo, con calma, certo. Certo. Su. Ordine dei lavori? Perché non abbiamo stabilito un altro giro di domande o di chiarimenti. Queste sono le risposte del direttore generale, del presidente del consiglio di amministrazione della RAI. Dico solo che avevamo chiesto, io avevo chiesto due cose. Intende applicare il tetto dei 240 euro? Non ho capito la risposta. E intende pubblicare, fare total disclosure, 240.000 euro? Sul total disclosure, cioè, non ho capito gruppo. La risposta. Facciamo magari. Io chiedo chiarezza al Brunetta, purtroppo io da qua non posso levarle la parola. Presidente Brunetta, dobbiamo fare un nuovo sistema per levare la parola. Sull'ordine dei lavori, io semplicemente dico questo, siccome giustamente vicino a me, ma non solo, ci sono altri colleghi che hanno posto questioni o ritengono anche legittimamente di porre altre questioni. Se qui si procede che ognuno che accende il microfono pone delle questioni, allora tutti quanti ci iscriviamo a parlare e riaprite le iscrizioni e andiamo avanti ad oltranza, perché non è possibile che ci siano alcuni colleghi che possano fare altre domande e altri no. Siccome così non avevamo stabilito, a nostro giudizio qui è terminata. Se invece i gruppi ritengono e c'è una disponibilità, allora andiamo avanti ad oltranza nell'audizione. Gasparri. In altre occasioni è stato consentito di fare delle brevi repliche, quindi ci sono anche dei precedenti. Io ne approfitto per dire, io su Merlo non ho capito la risposta che lei ha capito. Se me la spiegano meglio, sono io che sono un po'. Chiudiamo qui la commissione, abbiamo anche l'ufficio di presidenza. Grazie a tutti.